Pomigliano, dopo 12 anni ininterrotti di cassa integrazione, Tavares non può decidere che il futuro a Pomigliano è andare in quella direzione di tagli, esuberi. Noi, grazie anche all'incontro di oggi, ribadiamo che insieme alla Regione va rivendicato un piano industriale adesso, non nel 2026, e vanno saturati gli impianti con un prodotto competitivo. Siamo la migliore realtà e il rafforzamento del mercato di Stellantis in Europa è anche grazie soprattutto alle produzioni di Pomigliano. Però sappiamo, l'abbiamo ricordato al Ministro D'Urso, non bastano gli incentivi, va ricostruito un dialogo positivo con Stellantis, perché è necessario contribuire verso la transizione con investimenti concreti come paese. Noi non ci possiamo più permettere che ogni azienda che viene qui in Campania a un certo punto si prende gli incentivi, apre anche qualche azienda e poi dopo ci lascia solamente disoccupati. La CISL e la FIM della Campania sono proprio allertati su questa faccenda. Noi possiamo assicurare che faremo di tutto, sia gli interventi a livello romano che a livello regionale, per fare sì che tutte le risorse che stanno a livello regionale vengano proiettate sull'automotive, sia per quanto riguarda l'innovazione, perché noi abbiamo centri di ricerca importantissimi che dobbiamo appunto sovvenzionare, e sia per quanto riguarda l'aspetto energetico.